per pubblicare, per proporre un suo libro, uno dei tanti suoi libri. Questa è la sua ultima opera ed è un'opera di una importanza capitale, perché per portarla a termine, almeno da quello che io ho appurato, Cosmo ha dovuto fare un mare di sacrifici. È vero che chi scrive e chi propone poi si diventa topi di archivio, perdonatemi il topi, ma cioè quando si cerca, quando si vuole, quando si vuole operare, se non lo si fa in quel modo è difficile che poi possa andare in porto quello che si vuole fare. E Cosmo in questo senso ce l'ha messa tutta e ha fatto un libro che è meraviglioso, riguardante Don Giulio Variboba, che è un eroe albanese Arbresh, nato a San Giorgio Albanese, Musatti, come in albanese si chiama San Giorgio Albanese. Bene, io non devo fare una relazione sul libro o su Cosmo, su Don Giulio Variboba, perché c'è chi vicino a me stasera è propenso a dire quello che deve dire e sicuramente sono più bravi di me. Io l'ho letto, mi ha fatto piacere, però in questo senso voglio lasciare il compito a persone un po' più adulte che l'hanno studiato bene e che quindi possono proporvelo nel modo migliore possibile. Però io voglio incominciare questa serata, perché comunque se lo merita, parlando, facendovi conoscere meglio chi è Cosmo Laudone. L'autore, il giornalista e scrittore Cosmo Laudone, è nato il 6 giugno del 1939 a San Giorgio Albanese, Busatti, come viene chiamato in lingua albanese dai sangiorgesi, in provincia di Cosenza, e appartiene al gruppo etnico italo-albanese. Professa e pratica il rito bizantino cattolico, vive e opera a Grottaferrata a Roma. Dopo aver frequentato gli studi di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, si è occupato al Ministero di Grazia e Giustizia di amministrazione penitenziaria, che non è una cosa tanto facile. È poeta, archeologo e antropologo, membro dell'Associazione Culturale Italia-Albania. Fa parte del Comitato Pro Kosovo, istituito nel 1981, e del Sindacato Liberi Scrittori Italiani. Volontario dei beni culturali, appartiene al gruppo archeologico latino GAL. Nel 1983 fondò in via Torino 122 a Roma il circolo culturale Giorgio Castriota Skanderbeg. È stato segretario della sezione criptense e assuntore di custodia della catacomba Ant Decimum di Grottaferrata dal 1992 al 1996. Fondatore e primo presidente della Pro Loco Iul Variboba di San Giorgio Albanese, in Busatti, fondata nel 1988, ora ne è presidente emerito. È autore di numerosi saggi, studi e volumi di successo. Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti a carattere nazionale, fra i quali si ricorda la Targa d'Oro San Giorgio, conferitagli dalla sua città per aver realizzato la sua prima storia dal titolo San Giorgio Albanese, ieri e oggi. E il premio di nuovo polizia a riforma dello Stato. Inoltre tre significativi premi in Campidoglio a Roma. Sto per terminare. Il 2 giugno 1993 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e successivamente socio dell'Accademia Tiberina, già pontificia, e gli è stata conferita la Medaglia d'Oro dall'Unione della Legion d'Oro. Le sue opere recensite dalla critica sono custodite in varie biblioteche italiane. Sono riferimenti e guida i tre grandi sangiorgesi, Variboba, Canadè e Argondizzo. Vorrei che faceste un applauso, perché non tutti quelli che scrivono sono elementi così importanti. Noi qui abbiamo letto polizia penitenziaria, abbiamo letto tante di quelle cose che comunque si sentono poco dalle nostre parti, e che nel corso della vita Cosmo ha vissuto bene, insomma, perché si è comportato sempre nel migliore dei modi, e quindi è chiaro che poi gli sono venuti questi riconoscimenti di capitale importanza. Lui ha anche
vi rubo altri 5 minuti, Italo, tanto poi io parlerò poco, se non presentando i relatori, insomma. Ha fatto un comunicato stampa tempo fa. Intervento del Cavaliere della Repubblica Cosmo Laudone in occasione delle celebrazioni per il 300° anniversario della nascita di Giulio Variboba, che è quello che noi diciamo, è quello che tratteremo stasera. Mirsena Ertit Busat, benvenuti a San Giorgio. Cari lettrici e cari lettori, siamo tornati, ma ci siamo sempre stati, per amore e solo per amore. San Giorgio Albanese in Buzzati Cosenza, dopo la celebrazione di una santa messa in rito bizantino greco e la deposizione di una corona di fiori al busto del poeta, genio sangiorgese Variboba, e un breve saluto a tutti i presenti da parte del presidente Cosmo, si è dato il via all'omaggio reso al poeta Albrecht Giulio Variboba, 1725-1788. Parlare del Variboba dopo 300 anni non è affatto facile, e lo sappiamo tutti. Non intendo usarlo come uno slogan già consumato. Voglio dire che sono almeno due i momenti fondamentali nella vita di Giulio Variboba e col suo paese. Primo, il nostro bellissimo paese è orgoglioso di avergli dato i natali. Secondo, Giulio Variboba è stato ed è uno tra i grandi della cultura Albrecht, cioè italo-albanese. Grande poeta mariano del XVIII secolo, Variboba è figlio del suo tempo, l'illuminismo. Gli uomini sono nati per morire, non sono nati per morire, ma per cominciare. La celebrazione di oggi è una festa straordinaria per un traguardo altrettanto straordinario. Quest'anno Giulio Variboba compie 300 anni dalla nascita e così siamo infine giunti alla puntata del viaggio della nella memoria e nella vita di Don Giulio Variboba dopo 300 anni dalla sua nascita. Certo, si sa, tassello dopo tassello si può costruire una storia. Ci sono voluti 40 anni di studi e ricerche perché si realizzasse questo sogno, e pensare che fino a quell'anno era difficile indicare persino il giorno della nascita e della morte del grande poeta. Io non mi voglio dilungare, ma voglio leggere l'ultimo trafiletto. Ecco Variboba, il genio della poesia, che fu l'anima tra divino e umano. Per la prima volta nella storia questo libro, scritto in bilingue italiano e albanese con 30 stampe, ripercorre la vita, l'opera e la carriera del grande poeta sangiorgese Don Giulio Variboba. La biografia di un famoso uomo nato e vissuto nel territorio sangiorgese, ma dimenticato. Un libro ricco di immagini da leggere come un romanzo e da consegnare alle future generazioni. E mi fermo qui. Allora, ho tolto veramente un gusto, Cosmo, perché vi faccio un esempio. Molte volte uno camminando, Maria, vede una casa bellissima, una villa bellissima. Si sa che è stata costruita naturalmente da imprenditori quella villa, però non si sa mai chi l'ha ideata quella villa, e questo non sta bene, perché se è stata fatta quella villa bellissima che viene ammirata, vuol dire che una certa ammirazione va data anche a chi in effetti l'ha pensata e l'ha voluta. Questo è un esempio per dire che in effetti questo libro è meraviglioso, e quindi era giusto da parte mia far capire chi l'aveva scritto, ed è stato Cosmo Laudone. Bene, allora incominciamo. Abbiamo questa sera il piacere, scusatemi ma io ho preso qualche appunto perché con questo vento non è facile, abbiamo il piacere di avere qui dei relatori, ma anche delle ottime personalità, insomma, che ci parleranno, diciamo, sia del libro sia delle vicissitudini, e poi faremo in questo modo: ascolteremo un paio di relatori e faremo due belle canzoni. È una cosa nuova, ma nella provincia di Cosenza, a partire da Cosenza andare verso il Tirreno, ma anche verso Reggio Calabria, ormai questo discorso si usa da tempo, e io l'ho fatto con parecchie persone. Cioè, siccome non vogliamo tediare le persone col solo parlare, anche se il parlare in questo caso è importantissimo perché stiamo parlando di un libro, vogliamo dare anche un po' di musica, perché la cultura legata alla musica è la cosa più bella del mondo. Cioè, io posso sentire un po' tutto il discorso di Variboba, però poi mi voglio un attimo rilassare per sentire poi il secondo relatore.
e con un po' di musica, diciamo, mi spiano la strada per ascoltare anche il secondo relatore. La musica e le canzoni lo sapete già, io non sono uno che fa relazioni, sono uno che canta, sono uno che ha fatto delle canzoni, le porto in giro volentieri, specialmente le a Brescia, mi fa piacere divulgarle. E quindi questa sera insieme a me c'è un cantante che è molto più bravo di me, tanto più bravo di me, e si chiama Ernesto Iannuzzi, al quale vorrei che facesse un applauso, perché con Ernesto stiamo facendo un sacco di serate. Sindaco, dov'è il sindaco? È qua. Sì, no, voglio dire, siccome abbiamo parlato con tanti suoi colleghi, sindaco, di Vacarizzo, di Firmo, di Trascineto, ai quali abbiamo proposto, poi ci arriveremo in questo senso, abbiamo proposto uno spettacolo che si divide in due parti, poi ne parleremo dopo. Loro l'hanno trovato, diciamo, importante, e quindi noi stiamo andando in giro, chissà che poi non riesca anche lei a trovarlo importante, ma sicuramente sì. E quindi con Ernesto stiamo girando tantissimo. Allora, io vorrei subito dare la parola al primo relatore, che ci parlerà appunto del libro e ci farà capire un attimo quello che è stato scritto e cosa tratta in effetti questo libro. Il relatore si chiama Italo Elmo. A te il microfono. E allora, il titolo del mio breve intervento: nuove fonti informative e documentali sul poeta della letteratura albanese Don Giulio Varibobba, 1725-1788. Buonasera a voi tutti. Desidero innanzitutto salutare tutti i presenti, il moderatore e i relatori, che sono certo offriranno un quadro di sicuro interesse su questa tematica del Varibobba. Saluto il sindaco del comune di San Giorgio Albanese, gli artisti e la presenza significativa della moglie del combiando Pino Cacozza. Esprimo un vivo ringraziamento infine alla Proloco Yul Varibobba e all'autore del prezioso volume Il Cavalier Cosmo Ladone per avermi dato l'opportunità di essere presente tra di voi questa sera. Iniziamo subito. La ricerca e lo studio sul poeta sangiorgese Don Giulio Varibobba da parte di Cosmo Ladone negli ultimi anni è stata molto incessante e molto proficua. Grande merito Ladone, che ha saputo riunire per la prima volta alcune notizie inedite tratte dagli archivi di Stato. Un'opera che segnerà il suo percorso, soprattutto per le nuove generazioni che vogliono approfondire gli studi di Don Giulio Varibobba, partendo da una base non più romanzata come ha fatto di recente qualche scrittore sangiorgese, come qualcuno già saprà. L'opera di Ladone si inquadra quindi in quelle opere scientifiche con riferimenti documentali ben precisi. Ognuno che avrà il libro potrà vedere che ci sono numerose fonti di archivio, e questo è una base eccezionale per gli studi, per approfondire negli anni a venire il personaggio Don Giulio Varibobba. Un omaggio che il nostro autore, nel pieno della sua maturità, ha voluto dedicare alla comunità sangiorgese e ai tanti sangiorgesi residenti altrove. Caparbio e tenace, ha compiuto un vero capolavoro, regalando all'Arbria non solo un'opera di straordinario valore sul poeta della letteratura albanese per eccellenza. Visto il carattere scientifico che rivestiva il progetto, sia io sia il professor Vincenzo Librandi, stasera rappresentato dalla figlia, l'architetto Francesca Librandi, abbiamo deciso di mettere a disposizione dell'autore anche le nostre ricerche compiute negli archivi di Stato di Cosenza e di Napoli. Importanti le fonti tratte anche dai registri parrocchiali dell'abbazia di San Benedetto Lano nella seconda metà del Settecento, dove Giulio Varibobba fu alunno e poi rettore del Collegio Corsini. Dopo il rinvenimento nel 1977 da parte dello scrittore Cosmo Ladone dell'atto di morte del poeta, risalente al 1788, pubblicato
in un atto di morte di Giulio Varibomba nel 1977, è stata scoperta di recente anche la data di nascita precisa, che risale al 16 aprile 1725. L'importante fonte si può desumere da un ritratto giovanile eseguito con la tecnica dell'incisione a bolino del Varibomba nel 1756, recante la scritta «Reverendissimo Don Giulio Varibomba del Venerabile Collegio Italo-Greco Corsini in Santo Benedetto Deulano, in provincia di Calabria Citra». Dopo l'indestazione del titolo, nella parte centrale abbiamo la data di nascita, «Natus dies sedicem aprilis 1725», quindi nato il 16 aprile 1725. La lastra al bulino venne incisa da Giuseppe Vasi in Roma nel 1756, come si può leggere sul lato destro e sinistro subito dopo il rigo intestatario della nascita. Il ritratto è appartenuto al collegio di Sant'Adriano in San Demetrio Querone, proveniente con certezza dall'archivio del collegio Corsini di San Benedetto Olano, rintracciato oggigiorno in famiglia privata a San Demetrio Querone. Il dato sopra riportato è confermato anche da altre fonti documentali. Il catasto unciario dell'Università di San Giorgio, rinvenuto a Napoli, e che si riferisce all'anno 1743. Il catasto unciario, in quel periodo San Giorgio albanese, San Giorgio, si trovava nel distretto di Rossano. Il catasto si trova, come ho detto, nell'archivio di Stato di Napoli, nella Regia Camera della Somaria, patrimonio catasto unciario, la busta è la 9072. Il foglio 148 retro, dove risulta nella rivella degli ecclesiastici dei cittadini sottolari, presentata da Don Giovanni Arciprete Varibomba, il padre, di anni 59, sono compresi Francesca Minisci, la moglie di anni 50, e Giulio, figlio, chierico di anni 18, abitando in casa propria sita nella contrada degli Varibomba e confinanti con la casa di Martino Varibomba. Si evince chiaramente che il figlio dell'arcipreste Don Giovanni Varibomba, il chierico Giulio Varibomba, di anni 18, nacque nel 1725, essendo il catasto unciario di San Giorgio in Corigliano ultimato nel 1743, come risulta sul frontespizio del catasto in questione. La conferma della datazione sopra riportata si può evincere anche dalle ricerche inedite compiute dal professor Vincenzo Librandi in merito alla chierical tonsura. Nelle ultime fonti documentali rivenute dalla presenza di Don Giulio Varibomba a San Benedetto Olano fino alla metà del 1751, risulta chiara la lotta serrata che alcune famiglie di San Benedetto Olano, in primis la famiglia Rodotà, fecero al Varibomba per la nomina a rettore di quel collegio. La disputa nacque per via dei rapporti tesi tra il presidente del collegio italo-greco Corsini, Monsignor Niccolò De Marchis di Lungro, e Rodotà. In pratica, quando il Monsignor De Marchis subentra al primo vescovo presidente, non conferma più le prerogative a Don Giuseppe Rodotà, fratello di Don Pompilio, dell'affitto triennale dei beni del collegio, dove annualmente si incameravano circa 1600 ducati, una cifra enorme per quel periodo. È stato un problema quindi economico. Per ripicca, la famiglia Rodotà, con altre famiglie nobili del paese, fecero di tutto per allontanare il Varibomba da San Benedetto, che, deluso della situazione ingresciosa, ritorna a San Giorgio. C'è un altro motivo che vi dico fra poco. Fu uno dei motivi di abbandono e della sua insubordinazione al rito greco, come emerge dagli scritti rintracciati di recente di Gottfried Ephraim, scrittore e filosofo tedesco ritenuto tra i principali esponenti dell'illuminismo letterario e filosofico tedesco. Nel suo studio, curato da Karl Lachmann, di oltre 24 pagine, che porta la data del 1785 dedicato a Varibomba,
vengono riportate nuove fonti documentali sul poeta con notizie inedite e clamorose. Si parla della sua insubordinazione al rito greco e della sua opera Gela Scimris, pubblicata nel 1762 in Roma, con alcuni ritratti del periodo giovanile. Molto interesse suscitò al volumista tedesco anche la vicenda dell'innamoramento di Don Giulio Varibobba, quando ancora esercitava la funzione di curatus ex rectoris parrocchialis ecclesia Sancti Benedetti, era rettore della chiesa e dell'abbazia di San Benedetto Lano. Il suo innamoramento si riferisce ad una tal Terenzia Musacchio di anni 18, e l'anno era il 1751, con i primi clamori suscitati negli ambienti alti del clero di rito greco, già in crisi per altre insubordinazioni di papades. E quanto riferisce lo stesso Varibobba allo scrittore tedesco, dilungandosi di molto sulla vicenda ultima che ho detto e sul perché della sua insubordinazione verso il rito greco. Sono notizie inedite che saranno, penso, pubblicate prossimamente dall'autore. Una grande scoperta che speriamo di pubblicare qui in Calabria per ampliare ancora di più le fonti documentali che il bravo Cosimo Lavlone ha saputo riunire in un prezioso volume che resterà interebile per il grande contributo dato alla letteratura degli albanesi in Italia. Complimenti vivi per l'importante traguardo e ad maiora semper. Per finire, una ricerca sul poeta sangiorchese che riguarda il canto religioso Missa Iugiai in Buiar, ben trovati o Signore. Si tratta del canto dedicato a San Giorgio ed è un fatto che è successo proprio qui a San Giorgio. Due le versioni di questo brano che custodisco, quella del 1954 raccolto durante la campagna etnografica compiuta da Ernesto De Martino, con testo e audio completo, e una versione del 1961 stralciata da una bobina del professor Emilio Tavolaro di San Benedetto Lano. Il brano in oggetto fa parte della tradizione religiosa di San Giorgio Albanese, dedicato al patrono di questa comunità, tratto dalle poesie religiose di Don Giulio Varibobba. Sono passati quasi due secoli e mezzo, eppure questo canto, tramandato di generazione in generazione, è ancora vivo tra i fedeli. Negli atti dei notai dell'archivio di Stato di Castrovillari, nei registri di San Giorgio Albanese, risulta che nella seconda metà del Settecento a San Giorgio gruppi di anziani e giovani nella vigilia della festa del Santo Patrono percorrevano le vie del paese tenendosi per mano e seguendo l'antico canto San Giorgio Cavaliere. Abbiamo notizie precise nell'atto notarile circa la lite intercorsa tra due dei 26 cantori. Nel narrare i fatti, davanti ai testimoni si cita il brano San Giorgio Cavaliere perpetuato San Giorgio solitum et consuetum est ab antiquo, un canto che si cantava dall'antichità, per la presenza del santo. Emerge chiaramente che il brano composto da Varibobba nella seconda metà del Settecento aveva già un substrato popolare. Rispetto al canto registrato nel 1954, alcune parole sono alterate. Da notare che la danza non ha salti e giri, pacca priole e parrottiglie, a conferma che la coreutica si limitava ad una processione di uomini e donne, come nelle valle epiche per intenderci. Secondo un ordine definito, il tenersi per mano può significare legame al culto e alla religione degli antenati. In questo senso la danza rituale nelle feste segna, racconta, da sempre protegge i momenti più importanti all'interno di una collettività. Era necessario dire, perché questo documento è rivenuto a Castrovillari, è molto importante dal punto di vista religioso, e questa lite intercorsa proprio qui a San Giorgio che si dilunga molto, io ho detto solamente alcuni righi, era necessario dire anche questo. Per chiudere il mio discorso vorrei sottolineare, come dicevo all'inizio, la presenza significativa della moglie del compianto Pino Caccozza, una presenza non a caso ma dettata dal cuore e dal ricordo di quanto Pino nel lontano 1985 proprio qui in questo paese
con l'evento che segnò il percorso didattico per insegnare ai bambini la lingua arbrescia attraverso una delle attività espressive più belle, il canto. Tanti bambini che si sono cimentati in una gara canora dai mille significati. Pise e Piselle proseguì poi a strappi e nelle intenzioni di Pino non appena avrebbe maturato la pensione, era desiderio che l'evento ritornasse ad essere itinerante, così come nacque. Nei prossimi giorni la famiglia di Pino e l'associazione a lui dedicata con il settore di pertinenza incontreranno l'amministrazione comunale con in testa il sindaco per addivenire ad un primo protocollo di intesa al fine di organizzare il prossimo anno, con la speranza che il Signore allontani definitivamente la pandemia, al fine di organizzare il prossimo anno nella comunità arbrescia di San Giorgio Albanese uno degli eventi più belli ed emozionanti che l'Arbria custodisce come patrimonio. Lo merita Pino, lo merita la famiglia, lo merita la comunità sangiorgese. Grazie a voi tutti. Grazie, bravo Ernesto, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, come sempre. Allora, io volevo dire a questo bel pubblico che noi siamo in diretta televisiva, abbiamo qui stasera un operatore televisivo, permettetemi senza campanilismi vari, ma viene da Santa Sofia, il mio paese, che trasmette in tutta Europa e quindi anche in Italia, quindi tante persone in questo momento stanno gustando questa bella trasmissione, vero Piero? Benissimo. Allora, io vorrei passare un attimo il microfono a un carissimo amico, carissimo in tutti i sensi, che è venuto da Firmo e che ci onora con la sua presenza, veramente è qualcosa di straordinario, sa cantare, sa fare viesci, sa fare tutto, si interessa di canzoni, si interessa di poesie, si interessa di tutto. Qui stasera lui dirà due paroline, senza allungare il brodo, e si chiama Franco Vastro. Un bel applauso. Membro Magifle. Allora, parlo in italiano perché mi sa che qui a San Giorgio sono in pochi che seguono bene l'Arbrescia. Sì, è vero. Allora, io conosco a Cosimo dal 1970. Poi ci siamo rivisti nel 1980, poi ci siamo persi di vista e ci siamo rivisti stasera. Anche se lui non mi conosceva, ma io l'ho sempre seguito. Io sono stato qui a San Giorgio moltissime volte. Giorgio qui accanto a me mi è testimone. Oltre a Giorgio, parecchie persone, perché venivamo da padre Daniele, chi si ricorda bene, qui sopra, per chi non lo sa, c'è il collegio dove tutte le ragazze di tutti i paesi arbresci, la maggior parte ha frequentato il collegio di padre Daniele. Allora, volevo dire qualcosa su Cosimo. Cosimo è stato sempre come un vulcano da quando ero giovane. Anzi, io gli avevo dedicato anche una poesia tanti anni fa che stasera poi mi è venuto in mente di dire qualcosa. Ho scritto, però non sono riuscito a memorizzare. No, non è che non l'ho memorizzato, mi sono dimenticato proprio, l'ho scritto 40 anni fa forse. E Cosimo poi ha scritto il libro di Argondizia, che è un libro bellissimo, dove ci sono i vierci che qualsiasi paese arbresci ha attinto da quel libro, tutti i vierci che noi cantiamo, anche canzoni. Le nostre canzoni, i nostri vieri sono stati tratti da quel libro di Zotti Argondizio. Era un grande, Zotti Argondizio, chi non lo sa, era un grande. Perciò se
avete l'occasione, leggetelo quel libro di Cosimo, che ha rivissuto la storia di padre Argondizio. Poi c'era quell'altro libro, che è pure bellissimo, quell'altro libro che hai scritto, non mi ricordo adesso perché. Eh? Sì, ma io due ne ho, avrei voluto averle tutte, però ne ho soltanto due, per mia fortuna. E cosa devo dire più? Cosimo è un grande, anche se il paese, qualcuno l'ha scritto però su quel libro, non mi ricordo, il professor Ferrari, un vostro amico, non so se, che la gente non si cura tanto di quanto ha uno grande nel suo paese, e tramite i suoi libri viene conosciuto, si conosce San Giorgio in tutti gli altri paesi, altrimenti noi paesi non ci conosciamo neanche tra di noi, è una vergogna per noi a Brescia. Chiudo parentesi. Poi cosa è un'altra cosa che non mi ricordavo di Cosimo, quando ci siamo visti la prima volta, e poi quando ci siamo stati con Pino, che abbiamo fatto Pisello, quando abbiamo inaugurato qui, ero ancora presente, e quando abbiamo fatto la cosa di padre Daniele, quella sera miecolosa, che c'era la miegola. E niente, vi ringrazio della vostra attenzione e buona serata. Grazie Franco, grazie. E noi andiamo avanti. Allora, io volevo riprendere, ma per poco, volevo riprendere un po' quello che diceva Italo Elmo poco fa, perché purtroppo noi pochissimo tempo fa abbiamo perso forse il più grande dei più grandi attori, cantanti, compositori che l'Alberia ha avuto, e parlo di Pino Cacozza. Vi pregherei di fare veramente un applauso. È stato in tutte le serate, io saranno 40 anni, 50 anni, giorno, tempo al mezzo, ormai da tanto tempo, di creature in ogni caso, e c'è stato sempre Pino. Da una parte c'era Ernesto, dall'altra parte c'era Pino e dall'altra parte c'ero io, e adesso purtroppo lui non c'è più. Noi abbiamo questa sera il piacere di avere qui la signora, la moglie di Pino Cacozza, la signora Maria, alla quale mi pregherei di fare un applauso. Lei mi diceva, Michele dice, io vengo al tavolo dei relatori, però ti prego non farmi parlare, non dirmi niente, perché io posso essere preparato in tutto, ma poi a rispondere magari così tutta una volta non me la sento. Però forse un saluto riusciamo a darlo a questo pubblico. Saluto. Grazie per l'invito, che ho accolto veramente con molta. Io questo ringrazio il cavaliere per avermi invitata qui e sono venuta con molto piacere. Ringrazio tutti voi e spero anche che questa collaborazione, così come mi ha anticipato prima Italo, con San Giorgio possa continuare con Pise Piselle. Grazie. Grazie a te Maria, grazie della tua presenza. E noi abbiamo due signore, Maria Spataro, quindi Cacozza, e la signorina Francesca Librandi, alle quali, signore, Cosmo Laudone vuole dare un omaggio floreale. Ecco qua Maria, e la signorina Francesca, che noi, la signora Francesca, sostituisce il papà che non ha potuto partecipare, Vincenzo Librandi, e ha mandato la figlia, e che poi farà la sua relazione. Ma siamo in vena di inviti in questo momento, e quindi facciamola tutta questa parte. C'è qui tra di noi
un grande, voi mi direte, stai parlando di tutti, li stai mettendo, diciamo, libri come se fossero dei dei, sono dei dei, chi della musica, chi della poesia, chi della scrittura, sono dei dei, ve lo garantisco. Abbiamo qui, probabilmente lo conoscerete, perché questo signore negli anni ha praticato tutti i nostri paesi albanesi, però ha avuto un'intelligenza sopraffina, e mi spiego in che senso. Lui è di Acri, un grande maestro di musica, ha insegnato ai ragazzi per 40 anni nella scuola media, un grande maestro di banda musicale, ce n'ha tuttora uno, e però tanto ha fatto, tanto che ha detto Giorgio che lui parla anche l'albanese, cioè ha voluto imparare anche l'albanese, quindi se gli dici qualcosa ti rispondo. Ed io voglio soltanto, vieni, il professor Michele Reale, vieni Michele, un attimo. Ci dobbiamo accomodare al centro, Michele, perché sennò questo signore fischia qui, hai capito? Quindi. Allora Michele, tu non te l'aspettavi, però siccome sei venuto ti abbiamo fregato, è una cosa bella comunque. Allora, io stavo dicendo poco fa, no? Hai praticato negli anni i nostri paesi tanto da diventare uno di noi. Io quando mi posto. Aspetta, fino a quando è vero quello che sto dicendo? Tutto è vero. Al 100%. Ma l'hai voluto. È certo che l'ho voluto io. Se no non parlavo per Brescia, non scrivevo per Brescia. Benissimo. E lui è uno scrittore eccezionale. Voglio dire un'altra cosa, Michè. Voi conoscete, credo, molti di voi conoscono la mia canzone in Carca Germania, la canzone Niente Vaci, insomma, ma in Carca Germania la conoscono un po' tutti, diciamo. E quando c'è stato il primo festival, Michele era uno tra i musicisti principali, perché allora non ce n'erano tanti, Michele, no. E noi abbiamo inciso questo disco a Cosenza. E se non ricordo male, Michè, siamo stati dentro alla sala di incisione dalle 9 di mattina alle 9 di sera per incidere questo disco. Perché quel signore che incideva era molto pignolo e quindi bisognava ripetere, però poi alla fine l'abbiamo inciso bene. Buona qualità. Tu ti ricordi? Certo che mi ricordo. L'ho messo anche sul libro, infatti, in particolare, le copertine del disco. Perché Michele ultimamente ha presentato un libro all'Anfiteatro di Acri. Non lo definisco libro, lo definisco un paule, una cosa bellissima, piena di fotografie, insomma, bello, tante cose belle. Ti lascio il microfono, quello che vuoi dire ci va bene. Allora, il libro viene anche classificato come un'enciclopedia, perché è il mio mondo musicale, quindi sono coinvolti 4-5 mila persone, e parlando dei paesi europei, da San Giorgio a San Cosimo a Santo. Io volevo anche ricordare una cosa, che io ho quasi tutta la produzione di Cosimo Laudon, sia a casa, quasi tutta. E è l'unico scrittore della zona che mi manda le sue opere, poi da San Giorgio mi arriva poca roba. Voglio ricordare anche che molti anni fa, quando c'era il Prezzo dei Plastene qui, abbiamo presentato anche un libro con la sua presenza, che vuoi sapere più? C'era pure io. Sì, certo, c'era pure tu a scuola, io insegnavo qua da scuola mia. Niente, hai detto poco, ma hai detto tutto, insomma. Ti ringraziamo e noi speriamo che in un prossimo incontro che faremo avremo la possibilità sua e dalla sua orchestrina, perché lui oltretutto è anche maestro della banda musicale di Acri, quindi non è uno scherzo, ha un'orchestrina, continua a fare musica, libri, la banda, insomma, è nel mondo musicale e ci rimarrà per altri 37 anni. 37 anni poi. Di più? 38. Va bene, ti ringrazio e grazie. Allora, voglio cogliere quello che diceva poco fa Franco. Diceva Franco, ed ha ragione, sindaco, scusatemi, poi parlo anche con voi. Diceva Franco poco fa, dice, i nostri paesi albanesi, purtroppo nei nostri paesi albanesi, l'albanese si parla poco o niente. Difatti i nostri paesi sono anche ricchi di tante persone che non parlano l'albanese. E io vorrei fare, se vuoi un attimo, vorrei fare un omaggio, se ci sono qua presenti, ma sicuramente ci saranno, di una canzone napoletana.
credo che la canzone napoletana la conoscono tutti, e quindi se vogliamo la possiamo cantare anche insieme, perché è una canzone famosissima che però ci ricrea un attimo e ci sveglia, ed è Un soldato innamorato. Andiamo, dai, e la devi trovare, trovala. E vi dicevo poco fa che noi come relatore avremmo avuto Vincenzo Librandi, che però per motivi suoi non è potuto venire, ma ci ha spedito qui la figlia Francesca Librandi, che viene da Rende, ma sono originari di Vacarezzo, vero? No? Questo bisogna dirlo, insomma, perché noi ci teniamo alle nostre radici. Allora, la Francesca ha preparato una relazione che il papà ha preparato, e quindi darà una lettura che riguarda proprio il libro di Cosmo. Poi faremo delle altre cosette anche carine. Intanto ti do il microfono, Francesca, diventi padrona in questo momento della situazione. Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti per prestare attenzione a ciò che avrò da dire. Ringrazio il Cavaliere innanzitutto per l'omaggio floreale, lo ringrazio tre volte per aver invitato mio padre a presentare all'evento e per aver accettato che io venissi in sua sostituzione, quindi per avermi prestato fiducia. C'è da dire che ho accettato l'invito in maniera entusiasta, poiché il nome Cosmo Laudone è un po' associato, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio privato, ai grandi studiosi della cultura Arbrescia, della cultura calabrese in generale, quindi diciamo che è importante diffondere, è importante soprattutto valorizzare il valore che queste personalità comunque svolgono a favore del territorio, perché quando si fa una ricerca non è mai fine a se stessa, non è mai per se stessi, è sempre per il territorio e per chi ne usufruirà in futuro. Comunque non voglio tediarvi con le mie parole, passerò alle parole di mio padre, che mi ha investito del compito di leggere la sua relazione a merito dell'ultimo libro del Cavaliere, intervento che intitola Giulio Varibobba, il sacerdote poeta di Imbusati. Ricordare qui oggi, tra i suoi compaesani, a 300 anni dalla sua nascita, Don Giulio Varibobba, il prete della dottrina con il diverbio greco-latino nel corpo e nell'anima, è cosa ardua che lascerei volentieri ad altri studiosi, ma investito di tale onere, cercherò con le mie parole di esplicare l'importanza della sua figura in vita e del suo lascito in morte. Il novello sacerdote e primo poeta letterario di lingua albanese Giulio Varibobba, dotato di memoria prodigiosa, sublimità di talenti e fondo di molta bontà, come lo definiva il Vasa, nacque il 16 aprile 1725 a San Giorgio Albanese in Cosenza, grazioso paese che sorge su un poggio tra due profondi valloni di Fiumara della greca Sila e che conserva ancora oggi, pur se affievoliti col tempo, ma mai del tutto estinti, usi e costumi tradizionali albanesi. Questa sua data di nascita, come ha anticipato il signor Elmo poc'anzi, per molto tempo inseguita dagli studiosi, è stata svelata non soltanto da una mia prima intuizione circa la tonsura praticata ai novelli sacerdoti e da un successivo placet di Vincenzo Belmonte sulla mia considerazione, ma soprattutto dall'instancabile lavoro di ricerca dei nostri cari amici Cosmo Laudone e Italo Elmo, i quali, con perspicacia e incommensurabile volontà, rispolverando in maniera certosina fotografie, documenti e infine l'onciario di San Giorgio, insieme ad altri testi, ne hanno svelato l'arcano. A loro va il ringraziamento mio e di tutto il popolo Arbrescia di Calabria e non solo, dei sangiorgesi in particolare. Giulio Varibobba. Sono sicura che mio padre ci sta seguendo in diretta, lo salutiamo. Giulio Varibobba, figlio unico di Giovanni, arciprete di rito greco bizantino del paese, ricordando che allora i sacerdoti di rito greco godevano della dispensa per gli sponsali, ricevette la sua prima educazione dal padre e dalla sua prediletta mamma Francesca Minisci, in quanto unico figlio di una giota famiglia. Fu poi, ancora giovinetto, brillante alunno del collegio Corsini di San Benedetto Ullano,
Il collegio Corsini, grazie all'interesse del sacerdote greco Felice Samuele Rodetra, fu fondato il 5 ottobre del 1732 ed aperto il 7 marzo del 1733, con soli 17 alunni, fra cui il Varibobba, l'Avato e il Cortese, che in seguito diventeranno nell'apostolato acerrimi nemici. Proprio per favorire l'educazione dei giovani italo-albanesi, promossa da Papa Clemente XII, Papa 1730-1740, il Lorenzo della famiglia Corsini, che discendeva da madre albanese. Ivi, Giulio Varibobba, nel 1749, venne ordinato sacerdote di rito greco e ancora giovane prete, a merito delle sue doti spirituali e intellettuali, a subentro del sacerdote Francesco Avato. Dal 1750 al 1751 fu nominato rettore da Monsignor Nicola De Marchis, vescovo dal quale il collegio dipendeva. Questa sua carica però, ritenuta somma e prestigiosa poiché concedeva l'accesso ad una sfera sociale colta e ricercata, ben presto lo rese un prediletto e facile bersaglio. Varibobba fu tacciato di essere niente più che un usurpatore di carica dai suoi fanatici e spietati nemici, parteggianti per il rito greco. Da quello spiacevole episodio, nell'animo del Varibobba si insediò e prese posto in seguito una repulsione aperta, quasi un odio, per tutto ciò che sapeva di greco, portandolo a schierarsi apertamente a favore del rito latino. Lasciato dopo poco tempo l'incarico di rettorato, non per sua volontà, ma per le ingrate ed ingiuste pressioni dei suoi pari di grado, tornò al suo paesello natio come pastore di anime. A San Giorgio si prodigò molto per cancellare dalla mente sua e degli altri il ricordo delle ingiurie subite durante l'incarico di rettorato, in quel di San Benedetto Ullano, forse sicuramente a torto. L'ingiustizia però non sempre impera verso i giusti, e per le sue virtù e il suo spirito apostolico, ben presto la comunità di San Giorgio Albanese l'appellò santo prete di Musati. Il Varibobba, dotato di acuta intelligenza e di spiccata personalità, con il suo zelante insegnamento ha preceduto di oltre due secoli l'odierna azione cattolica, divulgando fra la sua gente la devozione alla Vergine Benedetta e a Gesù Bambino, ai santi, non dimenticando i suoi compaesani morti, infondendo ai fedeli, che numerosi lo seguivano, la recita del Santo Rosario e il Padre Nostro dei Cieli, nonché un vivo fervore di partecipazione attiva del popolo di San Giorgio Albanese. Infatti, alle descrizioni e ai racconti, egli introduce personaggi del suo stesso paese, così come nel Canto dello Svegliarsi, nel quale passa in rivista quasi tutti i mandriani, i massari e le donne di Imbusati, che recavano doni al bambino Gesù. E ancora, in uno dei suoi accorati scritti, Varibobba umanizza Cristo quando descrive la vita domestica che il fanciullo conduce con Maria e Giuseppe. Egli non solo accudisce la casa, ma lo vede e lo descrive anche con l'orciuolo in sulle spalle che va alla fontana pubblica ad attingere l'acqua necessaria per l'intera famiglia. Nel 1752, nel suo Imbusati, Varibobba inizia l'opera di economo curato, come coadiutore del padre, vecchio ammalato, nella cura della parrocchia, e nel 1754, per il bene della sua comunità, pensa e istituisce per la prima volta nel suo paese natio, in una terra albanese, l'Associazione delle Figlie di Maria. Il suo apostolato purtroppo non ebbe né tregua né riposo alcuno, per diverbi e per calunnie. Anche in San Giorgio Albanese, intricato in un'antica diatriba tra greco e latino, si era schierato, al contrario di molti, a favore di quest'ultimo, per rimanere, come diranno poi i suoi palesi nemici del clero, fra i pochi, il prescelto capo carismatico di quella penetrante comunità latina. Faceva questo per sete di potere? Era, come altri preti di quel tempo, una rivista? Varibobba ha cercato sì di coinvolgere i sangiorgesi nelle sue teorie latine, ma la sua attività di pastore di anime non ne fu certo inficiata. Nonostante ciò, la popolazione, attaccata alle antiche tradizioni greche, ma soprattutto a seguito delle continue ed esasperate richieste del sindaco Basilio Chinigò, rimase nettamente schierata per il rito greco. Si sollevò e lo costrinse ad abbandonare quel paese, tacciandolo di latina bontà. Come il Chinigò giustificava questa sua condotta, l'apprendiamo da una sua stessa lettera inviata al cardinale Spinelli nel dicembre del 1759. Dopo compito il pranzo, incominciammo a cantare alcune canzoncine in lingua albanese, le quali sono composte dal medesimo
con nominare di nome cada una delle citate di voltelle per ogni strofa. E le parole hanno più del profano che del spirituale. Ed il medesimo, riferito al Varibobba, accompagna il di loro canto col cimbalo e più volte in ore incompatte si uniscono in chiesa ed accompagnano il canto suddetto con l'organo. Della stessa forma e tono era un memoriale di Don Michelangelo Chiodi, arciprete di San Giorgio Albanese nel 1762, che, a dei pareri a lui chiesti, affermava: quando si celebra la tale festività, festa di San Giorgio Megalomartire ed altre, si radunavano per ogni mese le zitelle con altre donne sue penitenti, mescolandosi con uomini in casa di Don Giulio, in dove con suoni e canti alla greca si banchettava. Una leggenda, grave al pari di una calunnia, che riprendeva alcune voci da San Benedetto Ullano, volle coinvolto Varibobba in uno scandalo con una giovinetta del paese. Certo è, come lui stesso ci spiega nella sua introduzione O tu che leggi, sono stato per i peccati miei non gettato nel mare perché mi mangiassero i pesci, ma mandato in esilio a Roma. Quali fossero i suoi peccati, nulla si venne a sapere allora e nulla si sa ancora oggi. Correva l'anno 1760, quando il Varibobba lasciò il suo paese natio e si ritirò in volontario esilio a Roma. A Roma, il novello Fraio Copone da Todi, come lo definisce Antonio Scura nel suo libro Gli Albanesi d'Italia e i loro canti tradizionali, il suo esilio diventò forzato e durò 28 anni. Qui scrisse e pubblicò, nel 1762, la sua unica e meravigliosa opera, Vita di Maria Vergine. In 524 versi, divisi in tre parti, Varibobba inneggiò per primo, tra gli albanesi di qua e al di là del mare, nella bella antichissima lingua albanese, alla Vergine Santissima. Per questa sua opera, composta da un'ampia introduzione, di 43 cantiche formate da 4.645 versi in quartina e rima baciata, viene considerato, a ragion dovuta, il padre della lingua e della letteratura albanese. Studiando la figura di Varibobba, possiamo fortemente affermare che egli non scrisse per fama, ma per lasciare un ricordo perenne ai suoi compaesani di San Giorgio Albanese e far ricredere, nelle sue doti culturali, coloro che un tempo non molto lontano l'avevano calunniato. C'è una sua cantica in cui emerge l'intensità del suo sentire religioso, l'attaccamento alla dottrina evangelica e la costante preoccupazione di predicare alla gente il mistero di Cristo non in forma accademica, ma in forma semplice e accessibile anche a chi sfornito di elevata cultura. La vita di Maria Vergine è un poema sacro di indiscutibile valore artistico, nel quale si riscontra un mistico e soave profumo di classica semplicità, assieme alla purezza degli affetti familiari. Un'opera in cui si evince tanta schiettezza e spontaneità di sentimenti, tanta vivacità e chiarezza sia nei racconti che nelle descrizioni, che l'anima sente intenerirsi e l'ammirazione trascina all'entusiasmo non tanto per le cose scritte, quanto per il modo in cui esse sono espresse. Per tali motivazioni gli si perdonano anche molti italianismi utilizzati per adattarsi al linguaggio dei suoi compaesani, anzi si potrebbe dire che ciò ha molte volte abbellito i suoi versi. Il Varibobba stesso, educato alla poesia che scorre con dolcezza e suavità dell'Arcadia, ne sentiva la rudezza della sua poetica, che non aveva avuto altro cultore prima di lui, e le difficoltà di domare una lingua non domata da precedenti scrittori. La perpetuità dei suoi versi, che da oltre due secoli i nostri albanesi di Calabria cantano, non soltanto nella Settimana Santa ma anche in molte altre circostanze, è testimonianza non dubbia della profonda risonanza e del potere della poesia del Varibobba sul sentimento popolare ed eloquente e sul sentimento popolare ed eloquente dimostrazione della sincerità della sua lirica, che divenuta di dominio del popolo sgorga sincera, limpida, cristallina come la più naturale e spontanea espressione dell'anima del nostro popolo di origine albanese, come ci ricorda Salvatore Scura di Vaccarizzo Albanese nel suo libro Tradizioni e Gloria degli Italo-Albanesi. Il 31 dicembre del 1788 morì mentre assisteva alla benedizione del Santissimo Sacramento nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva di Roma. In pieno secolo XXI possiamo affermare che l'opera di Varibobba l'Albanese, l'Albanese prestato, il prete ribelle, l'eretico, l'emarginato, il traditore delle sacre tradizioni del rito e della storia, non è stata vana. Vorrei concludere questo mio modesto scritto con le stesse parole del Varibobba. Hai inteso ora com'è andata la cosa? Se non ti piace, tu fai una buona fiammata e bruciala, perché così almeno riscalderai le mani, ti saluto.
Per chi fosse interessato, vorrei inoltre segnalare che tutti i canti del Vari Bobba sono stati raccolti per la prima volta nel seguente volume. Vincenzo Librandi, grammatica albanese con le poesie rare del Vari Bobba, edito in due edizioni. Tengo a specificare che Vincenzo Librandi non è mio padre, ma il suo antenato, poiché la prima edizione risale al 1897 e la seconda edizione risale al 1928, edito dalla casa editrice Oepli di Milano con traduzione a fronte. Grazie a tutti. Grazie, un intervento bellissimo, meraviglioso. Io ti vorrei chiedere un piacere. Noi vorremmo fare delle fotocopie di questo. Oh, è possibile? Vabbè. No, tranquillo, tranquillo. Allora, io devo salutare attraverso la televisione tutti quelli che ci stanno ascoltando, sia nei paesi albanesi, sia in Albania, nel Kosovo e nella Macedonia. Speriamo che tutto che ci si possa vedere, che questa pandemia finisca e che quindi possono riprendere, diciamo, i viaggi nostri e vostri verso queste parti qui. Allora, io adesso devo fare una breve intervista al sindaco Gabriele, che saluto caramente dopo averlo rivisto dopo un tempo, insomma. Come sta, sindaco? Bene, grazie. Buonasera a tutti. Beh, allora, io intanto ringrazio Cosmo per questa serata, perché grazie a lui siamo qua a parlare di Vari Bobba. Vari Bobba, non so quanti conoscono veramente le sue opere, i suoi canti. Nemmeno io conosco bene tutto quanto, qualcosa conosco, ma veramente poco. Però proprio in questo periodo noi, per chi è di San Giorgio, penso che abbia potuto ammirare proprio nella sua casa natia, nella Supporta, i vari dipinti che stiamo facendo proprio in suo onore, perché questo nostro veramente bravo è la nostra cultura, ma è la cultura degli albanesi nel mondo, perché grazie a lui credo che tutti cantino ovviamente i suoi canti e le sue poesie, così come le ricordiamo ancora noi nella nostra chiesa quando si cantano. E allora questa persona deve essere valorizzata, e ringrazio Cosmo perché ha fatto delle scoperte eccezionali, ha ovviamente scritto tanti libri, così come altri personaggi che hanno scritto su di lui e che mantengono la cultura e le tradizioni nostre. Pertanto io, che dire, prego tutti questi signori che possano andare avanti con queste ricerche e con questi atti, con questi lavori, perché se si va avanti con questa continuità vuol dire che di Vari Bobba si conoscerà un futuro e in futuro tutto ciò che c'è da sapere. E spero che vengano a San Giorgio anche a vedere dove è nato, cosa ha fatto, e noi lo stiamo cercando di valorizzare anche appunto con questi dipinti e con quello che è la sua casa. Grazie sindaco, per il resto tutto bene, andiamo avanti, la pandemia che dice? Passerà anche questa, passerà. Grazie, veramente grazie di cuore. Allora, avrete capito che siamo addirittura d'arrivo, noi avevamo stabilito un paio di ore, mi pare che ci siamo, insomma, no? Io volevo, perché me l'hanno chiesta, volevo cantarvi in Carta Germania, perché mi è stata chiesta, dice mica, ma se tu non canti quella non c'è niente, vabbè, ma io te lo tengo lontano, non ti prego, non ti disturbo. Bisena Ed Busat, benvenuti a San Giorgio Canese. Come avete notato dall'invito, mancano tre oratori. Il professor Librandi ci ha mandato la sua diretta Pigliola, il mio carissimo amico Nicoletti, Pasquale Nicoletti e Fabrizio Tante, e l'altro caro amico a noi tutti conosciuto è Nino Minici, che poverello è in carrozzella e non è potuto venire. Comunque, con tutto ciò, io ringrazio ugualmente la loro assenza, perché mi sono
cari amici. Allora, cari amici, buonasera e benvenuti. Prendo volentieri la parola rivolgendo un ringraziamento ed un saluto a tutti presenti, in un modo particolare al nostro sindaco, l'ingegnere Gianni Gabriele, che ci ha onorato della sua presenza. Il mio intervento sarà molto breve, giacché preferisco lasciare la parola agli intervenuti che hanno cortesemente accettato il nostro invito. Avete detto tutto voi, avete fatto faville nel tessere i miei elogi. Sono pieno di gioia e di orgoglio, però mi devo mettere gli occhiali. Eravamo arrivati di gioia e di orgoglio. Dice Senofonte, filosofo greco del IV secolo a.C., la lode è quanto di più dolce si possa ascoltare. La cosa più bella che l'uomo possa fare è essere utile al prossimo. Sofocle. Ridere di noi stessi ci avvicina a Dio. Dirò 5 cose da sapere su Giulio Varibobba. Già ormai lo sappiamo perché sono infinite volte che lo diciamo, poi lo hanno detto anche gli oratori, eccetera. Ma con tutto ciò io, siccome mi ero già preparato, li ripeto, ripetuto a Juventus. Allora, nel 1725 Giulio Varibobba, sacerdote, poeta, nasce a San Giorgio Albanese in Busato, figlio unico. Nel 1751 il vescovo Nicola De Marchis lo nomina rettore del collegio Corsini a San Benedetto Ullano. Nel 1762 pubblica a Roma la sua meravigliosa opera poetica Mariana, Gela e Scenerissima Virgine, la vita della Beata Vergine Maria, stampata sempre a Roma nello stesso anno. Nel 1788, il 31 dicembre, alle ore 16:30, all'età di anni 64, colpito da attacco apopletico, muore nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma. Nel 1789, il 1 gennaio, la sua salma viene trasportata, esposta e sepolta nella chiesa di Santi Sergio e Bacco, officiato alla greca, dove visse a Roma. Leggere il Varibobba è un dovere, rileggerlo è un bisogno, sentirlo è presagio di grandezza, perché ogni progresso viene dalla lettura e dalla meditazione. Le cose che non sappiamo le impariamo leggendo, le cose che abbiamo imparato le conserviamo meditando. La sua opera è patrimonio di tutto il mondo albanese, arbres e schi, eppure la sua vita è un mistero. Ecco l'idea di raccontarla. Beh, io sono un patito, perciò, oltre che tutto, perciò, scusatemi, chi vede il libro e si vede l'immagine del Varibobba, perciò, che meraviglia la fronte di Don Giulio Varibobba. È uno spazio di pensiero e d'amore dove abita il Signore. Mi corre l'obbligo, dicevo, visto che l'avevo segnato, l'ho completo così com'è, anche voi mi perdonate se qualcosa non va, ma purtroppo la devo dire così. Mi corre l'obbligo di ringraziare il dottor Italo Elmo, il deus ex machina di questa manifestazione culturale, il prodedico e fratello, anche se assente, professor Pasquale Nicoletti, la voce del cuore e dulcis in fundo il professor Vincenzo Librandi, che ci ha mandato la figliola, amico del cuore, nostro maestro e guida.
e in fondo senza dimenticare l'ex sindaco di San Giorgio Albanese Nino Minici. Eppure tutte le persone che mi hanno aiutato, grazie di cuore a tutti voi e benvenuti. Viva la poesia, viva la cultura, viva la musica, viva il nostro paese di San Giorgio Albanese in Busazzo, viva l'Alberino. Messonte Faglia, le miro pace. Grazie. Bene, bene. Bravo Cosimo. Allora, sì, chiudiamo con un'altra canzone, però poi non andate via, perché c'è un rinfreschetto qua, oltre al freschetto della serata c'è un rinfreschetto. E quindi, Ernesto, qual è la canzone? Sì, ti aspetto, non ci sono problemi. Voglio cantare una canzone di Adriano Celentano. Oh. Non la canta più nessuno, perché? È perché è vecchio. È uno dei più grandi.